Nonostante un dato settimanale di 285 contagi ogni 100.000 abitanti, dunque oltre la soglia di allerta dei 250, Camaiore resta in zona arancione e le scuole rimangono regolarmente aperte con didattica in presenza. È quanto deciso dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani dopo un colloquio con il sindaco Alessandro Del Dotto. Del resto, il passaggio in zona rossa è automatico solo per le regioni e le province, per i comuni no, e si valutano anche altri fattori. Perché non è stato cambiato il colore? Perché la settimana precedente, di venerdì, avevamo 305 come indice di contagio, cioè 305 contagiati settimanali ogni 100.000 abitanti. Essendo un dato, possiamo dire stabile, non vogliamo dire in discesa, essendo un dato stabile, era chiaro che non sarebbe stato coerente chiudere le scuole e oltretutto cambiare il colore della zona. Se la settimana prima i dati erano più o meno gli stessi, anzi peggiori, questa settimana non avrebbe avuto senso ovviamente fare questo tipo di restrizioni. Per salvare le scuole si chiudono i parchi pubblici a Camaiore e i parchi giochi. Del Dotto, d'intesa con Giani, firmerà un'ordinanza urgente valida dal lunedì 15 marzo fino al 6 aprile. Nelle scuole, numeri alla mano, i contagi dei ragazzi, dei docenti e del personale ATA sono bassissimi. Vuol dire che nel nostro indice di contagio settimanale lo sviluppo dei contagi è prevalentemente extrascolastico, cioè familiare, ambienti familiari, ambienti lavorativi e in parte anche ambienti sociali, cioè ambienti di contatto. E allora una piccola stretta va data, e quindi i parchi, ma anche le aree gioco. Devo dire che qui c'è una scelta di fondo, aiutare i genitori conservando aperte le scuole, ma chiedendo ai genitori uno sforzo nel tenere sotto controllo i propri figli e nel cercare di evitare occasioni di contatto sociale. Una stretta che passa anche per il divieto assoluto di consumare nel raggio di 50 metri da bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie e altri pubblici esercizi, gli ultimi luoghi di contagio rimasti. Questo perché molti hanno confuso l'idea che si possa fare asporto nei bar con l'idea che si consumi fuori dai locali chiusi del bar. In realtà non è così. Quando si parla di asporto significa che si prende il prodotto e si va via e si cammina e si consuma magari mentre si cammina, ma ci si allontana, non che si fanno i capannelli davanti ai bar. Darà un vantaggio all'attività perché le proteggerà dalle sanzioni e dalle responsabilità dei comportamenti dei clienti, mentre noi dovremo acuire in maniera pesante e ovviamente senza tanta pietà i controlli sulle persone che troviamo in giro. Quindi chiunque venga trovato con un bicchiere di caffè nel raggio di 50 metri dal bar prenderà una multa che va da 400 a 3.000 euro. E su questo posso garantire alla popolazione che i controlli saranno molto più stringenti di quello che abbiamo vissuto fino ad ora.